Una buona giornata, un buon inizio di settimana a tutti dalla nostra redazione. Bentrovati alla prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando del Vinitaly in corso a Verona con una grande affluenza già da ieri, giorno di apertura della kermesse allo stand Abruzzo. Il Vinitaly che dunque si è aperto sotto i migliori auspici per la nostra regione, che si è presentata a Verona per la prima volta con il modello Abruzzo. Grandi riconoscimenti anche per il mondo olivicolo abruzzese. Ci dice tutto nel servizio Stefano Recanati. Si è aperta ieri la 55esima edizione del Vinitaly, la fiera internazionale dedicata al mondo dell'enologia. Nel padiglione 12 del Verona Fiere, circa 1500 metri quadrati, un centinaio le cantine abruzzesi partecipanti, di cui 50 presenti nell'area allestita dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. 400 invece le etichette messe in vetrina per buyer e operatori del settore nell'enoteca regionale. Ad inaugurare lo stand Abruzzo il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente. Noi dobbiamo farci conoscere, questa è la vera sfida che noi abbiamo lanciato in questi anni e che stiamo iniziando ad ottenere i primi risultati. Nel momento in cui ci conoscono tramite le nostre eccellenze, siamo in grado di affascinare i mercati e di affascinare e quindi portare i nostri prodotti in quei luoghi dove riusciamo a dargli il giusto prezzo. Riflettori puntati sul nuovo modello Abruzzo che va a rivoluzionare l'enologia regionale. Il via libera dal Ministero dell'Agricoltura sulla Gazzetta Ufficiale è in vigore dalla vendemmia 2023. I produttori sono presenti con tutte le nuove annate in spazi brandizzati con le quattro appellazioni provinciali per le DOC d'Abruzzo, Colline Teramane, Colline Pescaresi, Terre dell'Aquila, Terre di Chieti. Il modello renderà le diverse zone di produzione molto più riconoscibili sui mercati, soprattutto all'estero, e esalterà sempre di più il binomio vino-territorio. Avremo la traslazione delle quattro province sulle quattro denominazioni più importanti, quindi dalla vendemmia 23 in avanti noi potremo avere un Montepulciano, un Trebbiano, un Cerasuolo d'Abruzzo a marca, possiamo dire, del proprio territorio di provenienza, quindi non più soltanto un Montepulciano d'Abruzzo generico, ma un Montepulciano d'Abruzzo, appunto, ripeto, sviscerato e traslato sulle quattro sottoprovincia. Non dobbiamo dimenticare però che qui c'è anche l'olio. Ma assolutamente sì, si sta costruendo e a breve sarà pronto il disciplinare per l'IGT unica d'Abruzzo, quindi è questa l'altra forza che noi possiamo vantare e utilizzare da qui a breve, proprio per caratterizzarci come Abruzzo con unica IGP, che sarà la forza che noi, con cui affronteremo i mercati. E ora parliamo del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha incontrato questa mattina i rappresentanti di tutti i comuni del pescarese per parlare delle progettualità riguardanti il PNRR. Le progettualità finanziarie del PNRR sono state al centro dell'incontro che questa mattina a Pescara il prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha avuto con i rappresentanti di tutti i comuni della provincia per approfondire le tematiche, spesso anche in alcuni casi di difficile comprensione nella spesa e nell'utilizzo dei fondi. Questo è un gruppo di lavoro, si chiama Presidio Territoriale, istituito sulla base di una convenzione, di un protocollo tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia. Il presidio territoriale sarà coordinato dal viceprefetto vicario dottor Losa e dalla dottoressa Dintino Santo della ragioneria territoriale. Ci saranno rappresentanti della prefettura e della ragioneria provinciale con il compito di supportare i comuni sul tema del monitoraggio, della rendicontazione e ovviamente anche sul tema dei controlli antimafia. A questo proposito, come sapete, c'è già un altro gruppo che avevamo attivato da tempo e che quindi continuerà a svolgere la sua attività. L'obiettivo della prefettura è quello dell'ascolto e del supporto, ma anche del giusto indirizzo nell'ambito dei controlli antimafia, così come previsto a livello nazionale e dall'Unione Europea. Sì, è un confronto con loro, è un mettere a disposizione le condizioni tecniche sia della prefettura e della ragioneria territoriale a loro disposizione. Parliamo ancora di fondi PNRR, restiamo a Pescara. Un uso distorto di questi fondi ed in particolare di quelli riguardanti le piste ciclabili, questa l'accusa che il centro-sinistra rivolge nel capoluogo adriatico alla Giunta Masci. Vediamo.
Questa mattina in conferenza stampa avete parlato del rischio concreto che l'amministrazione comunale di Pescara possa utilizzare in maniera impropria i fondi del PNRR, soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche. Sì, sono arrivati 3.440.000 euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili. La cosa che ci è subito arrivata agli occhi è l'utilizzo che se ne fa per Corso Vittorio Emanuele, dove in realtà i primi 305 metri, cioè quelli che vanno da Corso Umberto fino ad arrivare a Via Genova, che erano stati oggetto nel 2014 dei lavori dell'amministrazione Mascia inaugurati in fretta e furia prima delle elezioni, in realtà viene rifatta l'intera pavimentazione in calcestruzzo sostituita e viene rifatta in asfalto. Questo costerà 369.000 euro soltanto per quel tratto, quando invece la realizzazione delle ciclabili in sede promiscua su entrambi i lati, mare e monti, sarà soltanto di 700 metri e sarà soltanto in vernice. Il costo è di 11.000 euro, quindi il 13% dell'intero importo viene utilizzato in realtà per rifare un tratto di strada, che sicuramente dovrebbe essere rifatto, ma con fondi che naturalmente non sono dedicati alle piste ciclabili, che invece in città di Pescara andrebbero assolutamente incrementate. Questo ci sembra il primo dato. Tra l'altro fu proprio Mascia, che oggi è assessore ai lavori pubblici, a dirci che quella pavimentazione era una pavimentazione particolarmente adeguata ad ospitare filò. Invece oggi scopriamo che viene utilizzato uno studio del 2016 per dire che quella pavimentazione non fu poggiata in maniera idonea, e da qui sarebbero derivati tutti i problemi e danni derivanti dalle crepe che ci sono state. Tra l'altro Mascia era sindaco e oggi è assessore, Trisi era dirigente allora ed è dirigente oggi dei lavori pubblici. Visto e considerato che non sono ancora trascorsi 10 anni, ci chiediamo perché non fare causa, se quello è veramente il problema, nei confronti della ditta che ha realizzato quei lavori. Poi c'è anche un problema di tempistica, ci annunciano lavori per dopo Pasqua, noi chiediamo che invece che questi lavori eventualmente vadano fatti in estate, quando le scuole sono chiuse, non c'è tutto il transito dei pendolari e dei lavoratori, quando non ci sarà l'obbligo di spostare tutti i mezzi di trasporto su via Bassani-Pavoni. E poi c'è un altro aspetto che riguarda invece via Marconi, perché la nuova pista ciclabile arriverà alla rotatoria di Piazza Unione, quindi trapassando il ponte, ma si fermerà qui. Anche in questo caso via Marconi, nel tratto che va fino a via Conte di Ruvo, non sarà dotata di pista ciclabile né sul lato monte né sul lato mare. Siamo alla pagina della cronaca, l'hanno notata, mentre occultava beni alimentari prelevati dagli scaffali del negozio all'interno del suo zaino e nelle tasche del giubbotto che indossava. Il direttore di un punto vendita di penne in provincia di Pescara, a quel punto ha avvertito un carabiniere libero dal servizio, anche lui intento a fare la spesa, ma alla fine si è trattata di una storia a lieto fine, quella vissuta da una donna di 63 anni nella Domenica delle Palme. Una storia finita bene, pur se scoperta, pur tentando di disimpegnare l'uscita senza passare dalle casse, cercando quindi di lasciare il supermercato senza pagare i prodotti che aveva preso, è accaduto che poi davanti al carabiniere in borghese la donna, in evidente imbarazzo, non ha nascosto la sua indigenza e tra le lacrime ha ammesso le sue responsabilità, consegnando quello che aveva trafugato, ovvero delle fette di pane, dell'insalata, qualche frutto e qualche altro genere alimentare di primissima necessità, lo stretto necessario insomma per riuscire a pranzare nella Domenica delle Palme precedente la Pasqua. Così gli uomini dell'arma della compagnia di penne non hanno avuto dubbi, si sono diretti verso il direttore e hanno pagato la spesa della signora, evitando spiacevoli conseguenze e regalando un sorriso alla donna che, ringraziando più volte per la solidarietà dimostrata i carabinieri, ha poi lasciato il supermercato di penne. Andiamo avanti ancora con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Chieti, il consigliere comunale del capoluogo teatino Damiano Zappone lascia il polo civico e la maggioranza per far ritorno in Forza Italia. Questa mattina conferenza stampa per spiegare le motivazioni della scelta, che riguarda anche la vicenda legata al futuro di Teate Servizi. Vediamo.
Sicuramente un fatto politico, perché oltre al, chiaramente al fatto tecnico diventa poi un fatto necessariamente politico. È venuto meno purtroppo con la delibera di presunto salvataggio della Teate Servizi, che io non voglio fare la Cassandra, però necessariamente porterà purtroppo al fallimento, quindi la mancata omologazione del piano di concordato della stessa, anche purtroppo potrebbe portare molto sicuramente al dissesto del Comune di Chieti. È venuto meno sostanzialmente quello che era il primo punto fondamentale, l'obiettivo fondamentale sull'agenda del patto del cambiamento, che il polo civico e il centro-sinistra guidato dal sindaco Ferrara ci eravamo impegnati a stipulare davanti agli elettori, quindi è stato tradito questo mandato che gli elettori ci hanno dato, mandato di programma, e necessariamente non poteva non diventare un fatto politico, e necessariamente viene meno quello che è il mio sostegno alla maggioranza, perché qui poi non c'è nessun caso di figlio al prodigo eccetera. Forza Italia appare come un movimento politico in forte ripresa, d'altro canto lo spazio politico che occupa, cioè la parte centrale dello schieramento nel centrodestra, lo avvantaggia. E poi c'è un altro aspetto, appunto questa nostra capacità di avere un gran numero di amministratori locali, motivo per il quale oggi sono qui, e di sindaci, di consiglieri comunali e anche regionali, che ovviamente rappresentano l'ossatura di questo partito e che lo proietta verso elezioni regionali che noi ci aspettiamo molto lusinghiere per noi. Noi lo riteniamo un passaggio naturale, perché abbiamo avuto sempre rapporti di amicizia con Zappone, un nostro giovane militante da sempre. Riteniamo che alcune scelte fatte da questa amministrazione comunale lo abbiano finalmente fatto tornare in quella che è il suo alveo naturale del centrodestra e del suo partito, che da ragazzo ha sempre frequentato. Continua questa crescita di Forza Italia, lo fa soprattutto in una città dove chiaramente abbiamo avuto un passaggio elettorale un po' discusso, ma che chiaramente adesso ci sta riportando verso una coalizione salda e coesa. Innanzitutto precisiamo che si tratta di un ritorno, perché Damiano Zappone è stato per anni il nostro coordinatore giovanile a Chieti, quindi non si tratta di un battesimo, di un ingresso, ma è stato già battezzato anni fa per Forza Italia, facciamo la cresima oggi di Zappone. Sicuramente un commento positivo nei confronti di un partito che oggi risulta quanto mai attrattivo, che dice la sua a livello regionale, sicuramente anche un riconoscimento per la serenità, per l'operosità del gruppo regionale, e quindi Damiano torna a casa e di questo siamo tutti felici. Evidentemente è stato deluso dall'appartenenza al polo civico e ritorna in quella che noi consideriamo casa sua, cioè Forza Italia. E dopo questa conferenza stampa non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Chieti Diego Ferrara, che ha smentito la ricostruzione di Zappone proprio sul futuro di Teate Servizi. Ascoltiamo. Mi dispiace per lui, evidentemente il salto sul carro del vincitore è già iniziato. Mi dispiace per lui perché sta perdendo l'occasione nel giro di boa della mia amministrazione di avere delle grosse soddisfazioni che avverranno nei prossimi 2 anni, quando i nostri obiettivi strutturali per la città saranno raggiunti. A questo punto mi complimento e ringrazio tutti i miei consiglieri di maggioranza, la cui coerenza fa rimanere solidale attorno alla figura mia come sindaco, per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti. Ha del tutto torto. La delibera che noi abbiamo licenziato in Consiglio Comunale è una delibera che fotografa la situazione di Teate Servizi in progress positivo e la salvaguardia del lavoro di decine di famiglie. Quindi io sono tranquillissimo, qualunque sarà il giudizio dei giudici del Tribunale, sono tranquillissimo di aver fatto il mio dovere e la mia coscienza sta perfettamente a
a posto. Tutto quello che si dice intorno a questo argomento contro questa posizione sono parole in aria ed è noia, assolutamente noia. Proseguiamo con la pagina politica, proposte, riflessioni e bilanci. Inizia così la campagna elettorale dei tre candidati sindaci per Teramo. Tra 6 settimane, il prossimo 14 maggio, i teramani saranno infatti chiamati alle urne e dovranno scegliere tra Maria Cristina Marroni, Carlo Antonetti appoggiato dal centrodestra e il sindaco uscente Gianguido D'Alberto sostenuto dal centro-sinistra. Il punto nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Tra sole 6 settimane, il 14 maggio prossimo, Teramo capoluogo tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città. Il tempo per fare campagna elettorale è davvero strettissimo e trapela ben poco su liste difficili da completare. I candidati alla poltrona di primo cittadino sono tre: Maria Cristina Marroni, civica, insegnante di lettere, per un breve periodo vice sindaco dell'amministrazione uscente; Carlo Antonetti, civico, ex presidente del Teramo Basket, appoggiato dal centrodestra unito ed Azione, e poi Gianguido D'Alberto, sindaco uscente, civico anche lui, sostenuto dal centro-sinistra. Poco tempo dunque per campagne elettorali a tappeto, meglio avanzare ogni giorno una proposta sui rispettivi programmi. Maria Cristina Marroni brucia tutti sul tempo e propone una giunta a 9 assessori con deleghe che diano adrenalina alla città, come si legge sul suo manifesto di candidata sindaca, forte e gentile. Punta sul teleriscaldamento e sulle comunità energetiche per abbattere i costi delle bollette e pensa degli hub per anziani dove possano migliorare le proprie capacità informatiche. Carlo Antonetti parla invece di giovani e ai giovani. Immagina una città attiva, sportiva ed universitaria e soprattutto un luogo dove possano nascere nuove start-up. Affronta temi caldi come quello del sovraffollamento del carcere di Castronio, che causa quotidianamente aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria e gravi disagi ai detenuti. Per Antonetti inoltre è importante rivitalizzare il centro storico della città. Per il sindaco uscente Gianguido D'Alberto il suo operato e i suoi risultati ottenuti sono sotto gli occhi di tutti. 173 milioni di investimenti previsti nel bilancio con progetti già in parte appaltati. Il suo orgoglio sono la riqualificazione del Teatro Romano dopo 40 anni, la riapertura del Castello della Monica, i cantieri che presto apriranno per ammodernare il Teatro Comunale e il mercato coperto di Piazza Verdi. Fiore all'occhiello per l'amministrazione c'è poi la Domus Romana e il giardino che trasformerà completamente l'area archeologica di Porta Reale davanti al santuario di Madonna delle Grazie. Questo è solo l'inizio per i tre candidati sindaci. Sarà una campagna elettorale breve ma intensa. Il consigliere comunale di Pescara Massimiliano Pignoli questa mattina ha illustrato in conferenza stampa i risultati ottenuti sul fronte del piano triennale delle opere pubbliche e le richieste per l'annualità di bilancio 2023. Piano triennale delle opere pubbliche, ci sono delle novità, soprattutto delle richieste che lei ha portato in consiglio e che sono state avallate dalla maggioranza. Voi sapete, quando io e il collega Bernardino Fiorilli teniamo le periferie, per cui ci siamo battuti in aula affinché sin dal piano triennale delle opere pubbliche si introducessero vie riferite alle periferie. E nello specifico praticamente abbiamo introdotto strada vicina alle Colle Cervone, via Serra Lunga, il secondo lotto di via Colle Scorrano, via Cipriani, via Calvise e insomma altre vie che riguardano la periferia, perché per noi la periferia deve avere le stesse tipologie, gli stessi vantaggi chi abita in periferia per chi, di chi abita al centro, per cui ovviamente è stato un grande risultato per quanto riguarda l'aspetto diciamo delle opere pubbliche. Per quanto riguarda il bilancio, altro nodo fondamentale per diciamo la fine della consigliatura, che novità ci sono? Adesso nel bilancio, introducendo ovviamente i buoni natalizi che non sono stati previsti per il 2023, introducendo più soldi per il PIS per il pagamento delle bollette, perché questi signori che siedono in consiglio comunale o la stragrande maggioranza vivono in un altro mondo, io dico, perché non sanno che a giugno scadrà il reddito di cittadinanza e quindi noi verremo assaliti sicuramente da persone bisognose che non prenderanno più il reddito di cittadinanza e non possono pagare più le bollette di luce, gas ed acqua, ma poi insomma altre tipologie
degli interventi, cercherò di rimettere il punto d'ascolto che tanto successo aveva avuto nei passati anni e che non era stato rifinanziato dall'amministrazione comunale, cercherò di mettere più fondi appunto per quanto riguarda le persone bisognose, i bisogni delle persone. Via Calvise, sì. Cambiamo pagina, siamo agli eventi. Al centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore è andato infatti in scena il Festival della Colomba artigianale abruzzese. Ad aggiudicarselo è stato Riccardo Di Francesco. Festival della Colomba artigianale al centro L'Arca di Villa Raspa di Spoltore vince la bottega del gelato di Riccardo Di Francesco. Cosa ha avuto di più questa Colomba d'Annunziana rispetto alle altre? Lo chiediamo al maestro Santino Strizzi. Allora, ha avuto il gelato, che veramente il gelato era ottimo, quindi ha dato il là anche a tutto il resto. Diciamo che c'erano tre preparate, tre elaborati che meritavano tutte e tre il primo premio. Era quello di Oasi di Ortona e la piccola pasticceria di Lanciano, che effettivamente erano fatte a regola d'arte, tutte e tre, quindi io avrei dato tre primi premi questa volta. Quali sono le difficoltà nella preparazione di una buona colomba? È solo un problema di lievitazione? La lievitazione è importantissima, però partiamo sempre dai prodotti di base che vengono messi. Diciamo che meno prodotti chimici vanno messi nella colomba e più la colomba è di qualità. Quindi se una colomba è ottima, però è fatta con prodotti con lieviti particolari, sostanze che servono per farla aumentare, tutto il resto, però sì, si conserva bene, ma non dà quel tono, quella sazietà che quando si mette in bocca uno esprime, dice quanto è buono, diciamo, quella parola lì. E il prodotto di base, come sempre, è la farina. Se le farine sono di qualità, il prodotto sarà di qualità. È logico che la lievitazione oramai fa tantissimo, perché se la lievitazione è un lievito chimico dà una sostanza, se è una lievitazione naturale con un lievito madre è logico che c'è un distacco totale con gli altri. La colomba artigianale ha preso il posto della colomba industriale, vuol dire che la gente alla fin fine capisce la qualità del prodotto? Beh, hanno visto che c'è una differenza enorme, tanto è vero che quando noi abbiamo assaggiato questi elaborati stasera, tanto di cappello, e ringraziamo tutti i partecipanti perché veramente si sono dati molto da fare, non c'entra niente con la colomba che noi compriamo che è stata fatta 6 mesi fa o forse 8 mesi fa, quindi sono asciutte. Sono diverse. Queste ci dà una sensazione, quando si mangia ci guardiamo in faccia e abbiamo fatto così, significa che la colomba ci ha soddisfatto. E siamo allo sport, al calcio in particolare, con la Serie C, con il Pescara che ieri ha battuto allo Stadio Adriatico la Virtus Francavilla per 4-1, doppiette di Merola e Lescano, gran primo tempo della formazione di Zeman con i biancazzurri che con i 3 punti di ieri si portano a 4 punti di vantaggio sulle quarte in classifica. Sabato prossimo, vigilia di Pasqua, ci sarà la sfida di Taranto. Vediamo il servizio sulla gara di ieri. È tornata a Zemanlandia in riva all'Adriatico, 90 minuti di calcio spettacolo con il Pescara che travolge per 4-1 la Virtus Francavilla al termine di una gara che ha messo in vetrina il calcio spettacolo del Boemo al cospetto dei brindisini che poco hanno potuto di fronte allo strapotere di Palmiero e compagni. Peccato solo per l'infortunio di Plizzari che sarà valutato nelle prossime ore. Zeman con l'organico al gran completo opta per la continuità e ripropone per 10 undicesimi la squadra che aveva pareggiato a Catanzaro con l'unica novità di Cancellotti al posto di Crescenzi. La formazione brindisina ribatte con il 3-5-2. Avvio di gara che al 10° vede il Delfino trovare subito il gol del vantaggio con Lescano che trasforma il calcio di rigore assegnato da Taricone di Perugia per il fallo di Solcia su Merola. Scorrettezza evidente del difensore ospite con i biancazzurri avanti grazie alla 15ª rete stagionale del ritrovato bomber argentino che festeggia sotto la Nord. Virtus stordita e che subisce la seconda rete del Pescara al quarto d'ora con Merola che dai 20 metri mette il pallone ancora alle spalle del portiere ospite. Esplode ancora la gioia degli oltre 4.000 presenti sugli spalti dell'Adriatico per un 2-0 che sembra indirizzare questa volta chiaramente la gara. La partita in questo momento vede il controllo quasi totale dei padroni di casa anche nei minuti successivi con al 29esimo la conclusione alta di Maiorino e poi sul capovolgimento di fronte al 31esimo l'errore di Colai che si divora davanti a Milli la rete del 3-0. Partita bella e spettacolare per merito degli abruzzesi.
Pugliesi con Colai che al 34esimo è fermato questa volta dal palo con la squadra di Calabro che in evidente crisi rischia di crollare sotto i colpi dell'11 di Zeman che poi nel finale di tempo chiude la contesa con la terza rete di Merola al 45esimo dopo una grande giocata di Colai e 60 secondi dopo il poker griffato da Lescano che fa 4-0 e 16 gol in stagione ribadendo il pallone in rete dopo la respinta del portiere della Virtus Francavilla sul missile di Rafià. Finisce in gloria il primo tempo con il 4-0 che sembra quasi star stretto al Pescara. Nella ripresa al quinto c'è però l'infortunio di Plizzari dopo un contrasto con Carlson. Il portiere è costretto ad uscire in lacrime e lasciare il posto a Sommariva. In campo anche Mora e Delle Monache per Palmiero e Colai. Sul 4-0 accade ben poco fino al 20esimo quando Carlson davanti a Sommariva fallisce un gol praticamente fatto. Partita che stranamente si incattivisce con Taricone costretto ad estrarre diversi cartellini gialli. Sugli spalti intanto si fa festa con la gara che si trascina stancamente fino al 26esimo quando su angolo di Maiorino Idda salta di testa davanti a Sommariva che para e che poi si ripete al 28esimo con la respinta di Stinto sulla mezza girata di Murilo. Gli ultimi minuti di partita vedono il gol annullato a Mora per offside molto dubbio. Si arriva così al 90esimo con la rete su rovesciata di Murilo per il 4-1 prima della festa sotto la Nord per il Pescara che con questo successo mantiene il terzo posto a 270 minuti dal termine della stagione regolare e da domani il pensiero andrà alla gara della vigilia di Pasqua all'Erasmo Iacovone di Taranto dove non ci saranno Milani e Brosco per squalifica. A proposito dell'infortunio del portiere Plizzari, questa mattina ci sono stati i primi esami medici per l'estremo difensore biancazzurro. Si parla di una distorsione alla caviglia destra, tempi di recupero al momento stimati in un mese. Lasciamo il calcio di Serie C, ancora calcio ma questa volta di Serie D, andando a vedere il servizio del derby di ieri del De Marsi, dove c'è stata la vittoria del Pineto, sempre più capolista e sempre più vicina alla promozione in Serie C. Se il Pineto è capolista praticamente dall'inizio del campionato, un motivo ci sarà. Squadra robusta in ogni reparto, quella di Daniele Amaulo, esperta al punto giusto e con un tasso tecnico ben superiore alla media. E a fare le spese di questa superiorità è stato oggi anche l'Avezzano, che ben poco ha potuto di fronte ai biancazzurri. La buona volontà dei marsicani non è bastata per evitare la sconfitta in un match deciso da un calcio di rigore concesso al decimo della ripresa. Scorsini ritrova Dos Santos, ma il brasiliano resterà ingabbiato nella morsa dei difensori per tutta la partita e le iniziative di Cissé non hanno lasciato traccia. E dire che il primo tentativo che lasciava ben sperare i tifosi di casa era stato proprio dell'Avezzano, che al quarto, su angolo di Pellecchia, per poco non va a segno e il Pineto se la cava solo con un po' di spavento. Ancora Avezzano al nono su azione di contropiede che vede Pellecchia rinunciare a puntare la porta perché lo sprint non è più quello dei vent'anni e dopo un paio di finte il cross è senza esito. Poi viene fuori il Pineto che un minuto dopo va al cross con Minincleri ma Coco allontana di pugno evitando una presa piuttosto problematica. Il ritmo non è alto e il superiore palleggio ospite incomincia a far pendere la bilancia dalla parte di Tiramani, che poco dopo la mezz'ora sfiorano il vantaggio con questo cross dal fondo che si perde dalla parte opposta dopo aver attraversato tutta l'area di porta marsicana. Al 41esimo Allegretti approfitta di un ritardato disimpegno della difesa locale e da una decina di metri colpisce in pieno la traversa. Al riposo si va comunque sul nulla di fatto. Si ricomincia e il primo tentativo stavolta è degli ospiti, ma Coco si conferma portiere di valore e para a terra. Al quinto c'è un assolo di Pellecchia che alla sua maniera si libera per il tiro che però risulta troppo centrale per impensierire Mercorelli. Al decimo l'azione che poi deciderà la partita. La difesa dell'Avezzano si fa trovare piazzata malissimo e lo scaltro Njambè prende palla ed entra in area. Zanon è in ritardo e non trova di meglio che strattonare l'avversario proprio sotto gli occhi del direttore di gara. Risultato, calcio di rigore e rosso diretto per Zanon. Peggio di così, all'Avezzano non poteva andare e dagli 11 metri Allegretti spiazza Coco e firma l'1-0. Sotto di un gol e con un uomo in meno per l'Avezzano si fa tutto più difficile. Sassarini lascia il posto a Scatozza così che la linea difensiva torna intatta ma a centrocampo aumenta la sofferenza e al 23esimo si registra un bel intervento di Coco che va a deviare un destro di Minincleri scagliato dal limite dell'area. Biancoverdi che soffrono sempre di più, al 37esimo c'è questo tiraccio dal limite da parte di Rosicco che però si perde alto.
Così come termina alto il sinistro di Dos Santos su calcio di punizione concesso per un fallo commesso ai danni di Bitaye. Al 44esimo il Pineto colpisce clamorosamente il palo con un tiro di Emili, che Coco si ritrova tra le braccia quando già aveva alzato bandiera bianca. E concludiamo con l'azione che al 90esimo ha fatto arrabbiare l'Avezzano. È l'ultimo minuto dei 90 regolamentari, quando Corrado prova ad entrare in area sul lato destro, ma viene affrontato e mandato a terra col pallone tra i piedi. Dentro o fuori l'area? Noi vi mostriamo le immagini che abbiamo, il giudizio lo lasciamo a voi. Quello dell'arbitro è per il fallo fuori area, per una questione di millimetri, e ci chiediamo come si possa decidere con tanta certezza che il fallo sia avvenuto proprio lì, un millimetro prima della riga bianca. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. A proposito di sport, vi ricordo come sempre l'appuntamento di questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 con Replay, con Enrico Rocchi e i suoi ospiti, per parlare dell'ottimo momento del Pescara dopo la vittoria di ieri con la Virtus Francavilla e in vista del match di Sabato Santo in casa del Taranto. È tutto, le prossime edizioni del TG6 alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.